Allora, prima di iniziare a parlare del tuo romanzo, La vendetta del destino, che abbiamo presentato a Due Agnelli in Caffè questa sera, 19 settembre, vorrei che ci parlassi un po' di te. Innanzitutto io mi complimento per le due lauree e se ci puoi dire qualcos'altro di te, di cosa ti occupi nella vita oltre alla scrittura. Sì, come già detto, ho conseguito due lauree, una a Bologna e una a Firenze, nel giro di 6 anni più o meno, tempi universitari. E nella vita faccio il maresciallo d'arma dei carabinieri e lavoro a Gonzaga, paese vicino a Mantova, di 8.000 abitanti, dove sono il vice comandante della stazione. Per il resto, a parte la scrittura, ho classici hobby che penso abbia qualsiasi ragazzo, il calcetto, le uscite con gli amici, cose normali insomma. Comunque complimenti per la tua età, perché sei un ragazzo giovane, non è da tutti raggiungere certi traguardi. La vendetta del destino è il tuo primo romanzo, e speriamo ce ne saranno altri dopo di questo. Comunque dimostri già una certa competenza nella stesura. Non hai mai avuto esperienze letterarie precedenti? Questa? Vere e proprie esperienze no. Ho fatto delle prove, tante prove, durante il periodo universitario soprattutto. Ho provato a scrivere addirittura una sceneggiatura una volta, solo che a pagina 50 mi sono fermato. Che tipo di sceneggiatura? Ma era una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, piuttosto banale, niente di interessante, perciò mi sono fermato. Dopodiché ho un racconto di fantascienza, anche, ma non era il mio genere, quindi prove su prove. Provando si arriva a questi risultati. E come nasce questo romanzo? Da cosa o da chi hai tratto queste esperienze, da esperienze di vita, da magari idee che hai coltivato durante i tuoi anni di lavoro? Da cosa sono nati i principali intrecci del tuo romanzo? Il romanzo è un po' un mix della mia vita, nel senso che c'è un po' di tutto, esperienze che ho già vissuto, esperienze narrate da altri, cose che avrei voluto fare. Viaggi all'estero, tipo in Sud America appunto, in paesi che immagini soltanto così, visti nei film o in cartolina, immagini come possa essere la vita lì. E quindi cominci a scrivere di questi posti, a scrivere di queste vicende, di questi uomini, che in fondo speri di conoscere, ma che in realtà poi sono dentro di te, in realtà non esistono, esistono solo nella tua esperienza, nella tua vita. Così mi porti anche alla mia successiva domanda, perché stavo appunto arrivando a parlare dei tuoi personaggi. I personaggi, tre, già questa è una stranezza, perché in un romanzo solitamente l'abitudine vuole trovarne uno, massimo due. Invece tu ne metti tre e addirittura assolutamente diversi l'uno dall'altro. Come mai e quale ti assomiglia di più? Tre personaggi perché sono tre modi di vedere la vita. Non esiste un solo modo di concepire la vita, anche se poi è quello che si avvicina di più all'autore, a me in questo caso, è sicuramente Robert, che è il trader di borsa, per motivi innanzitutto professionali, perché ho una passione smodata per la borsa, per le contrattazioni. Purtroppo non è stata la mia vita, sono stato promotore finanziario, ma non ho dovuto cambiare rotta per altri motivi. Però è quello che si avvicina sicuramente più di tutti. Chissà, in futuro magari. Non si sa mai. Mai dire mai. L'abilitazione c'è, poi si può sempre tornare a essere promotore. Esatto. Gli altri due invece sono degli specchi, diciamo, in parte della mia personalità. Nel caso di Brian, per esempio, il truffatore, il suo modo di rapportarsi con la vita, il suo modo di essere, l'astuzia, l'intelligenza, la capacità di essere camaleontico, di adattarsi alle situazioni, sicuramente mi rispecchia. E ovviamente non il fatto di essere un truffatore. Direi che però, con la tua professione... Esatto, è un po' incompatibile. Sì. Mentre il terzo è un po' il personaggio che siamo abituati a vedere un po' purtroppo anche nella nostra società, è l'emarginato sociale, il delinquente da strada. Quello che più di tutti forse genera allarme sociale. Perché magari la mafia in alcuni paesi è molto sentita, in altri paesi, piccoli come il nostro soprattutto, non è così avvertita. Dà più fastidio forse il rapinatore di strada, lo scippatore, piuttosto che il grosso criminale, perché è quello che va a ledere il tuo interesse proprio personalmente, mentre stai facendo una spesa al mercato o mentre sei nella tua vita privata comunque. Quindi
Quindi possiamo scorgere un po' del tuo carisma in qualsiasi personaggio, sia in Robert che Brian, chi più chi meno, comunque hai voluto mettere del tuo. Sì, Robert e Brian soprattutto, Carlos non mi appartiene assolutamente. È stato un personaggio importantissimo, perché poi sarà il fulcro della storia, sarà fondamentale. Però è un personaggio che sento, lo lasciamo alla lettura. È un personaggio che sento un po' meno mio, ecco. E ti sei ispirato ad altri libri o a fiction o a film in generale, oppure comunque tutto nato dalla tua pura ispirazione? Ma è ovvio che si prende un po' dappertutto. A me piace leggere tantissimo, da quando ho 13-14 anni ho cominciato a leggere i libri di Stephen King, che hanno dato un'impronta significativa al mio modo di scrivere comunque, no? A quel modo di rappresentare la realtà, a volte anche con crudezza. E poi i film, ovviamente, i film di qualità, ovviamente non il film cinepanettone. Il film non di qualità, purtroppo, siamo sommersi. Esatto. E bisognerebbe leggere un po' di più. Esatto, esattamente. È un calderone di esperienze che uno poi mescola, forse a volte anche inconsciamente. Prende un po' di spunto da uno, un po' dall'altro, non rendendosi conto, però pesca tra le sue conoscenze. Andando a parlare di Stephen King, anche qui vai ad anticipare alcune mie domande relative agli autori che maggiormente hanno segnato la tua vita letteraria, la tua direzione principale nella scelta degli autori a cui ispirarti, e che consiglieresti anche da autore tu stesso? Parlo di letteratura tra virgolette classica, a me piacciono molto gli autori inglesi, no? Quindi Oscar Wilde, Jane Austen, sono autori che ti lasciano veramente molto dentro, sono quei libri che non dimentichi, tipo Il ritratto di Dorian Gray, Orgoglio e Pregiudizio, sono libri indimenticabili. Orgoglio e Pregiudizio l'ho letto 4 volte, credo. Ho provato in inglese anche, non è il massimo, ma comunque sono libri che ti danno molto, danno molta ispirazione, soprattutto descrivono molto bene gli stati d'animo, oltre chiaramente a descrivere i posti, proprio la campagna inglese dell'Ottocento, che può essere qualcosa di spettacolare proprio da vivere. Per parlare dei più moderni si passa dagli italiani come Faletti, che mi piace tantissimo, e che onestamente da comico non mi aspettavo fosse così bravo, e poi altri americani famosi come quelli più commerciali, Dan Brown, che comunque fanno parte del panorama letterario, quindi vanno letti, anche perché bisogna capire perché riescono a vendere così tanto. Qualcosa dovrà fare di buono perché vendono così tanto. Beh, sentendo i tuoi autori preferiti, comunque si resta nell'ambito della letteratura inglese, e questo ci porta all'ambientazione del tuo romanzo, Londra. Londra è una scelta ben precisa, e non è semplice ambientare un romanzo in una città così grande, così complessa, dalle mille sfaccettature. Come mai questa scelta? E nel tuo romanzo troviamo esclusivamente Londra, o ti sposti, come dicevi prima, in altri paesi come Venezuela? Come mai queste scelte così strane? Beh, Londra è stata una scelta consapevole, dettata dal fatto che è una città preferita. Semplicemente questo, è una città che adoro, che visito molto spesso, che mi piace visitare e che ogni volta che visito mi lascia qualcosa di nuovo, cioè scopri sempre delle emozioni nuove, dei posti nuovi, e poi Londra è stata teatro di tantissimi film, tantissimi libri, è una fonte di ispirazione incredibile. Il fatto che sia grande è forse un vantaggio anche per me, intervo libro, perché in una città grande tutto può succedere, soprattutto a Londra. Perciò anche una storia che potrebbe apparire incredibile, a Londra diventa credibile. E il romanzo poi si sposta, come dicevamo appunto nella seconda parte, in Venezuela, in particolare a Caracas. E questo per motivi ovviamente legati alla storia, che non svegliamo assolutamente. Assolutamente. Che però rappresenta una sorta di contrasto, no? di stridente contrasto con Londra. Londra è una città ordinata, pulita, legale, però è fredda, individualista. Invece Caracas è una città gioviale, una città allegra, piena di vita, di colori, di caos se vogliamo.
però è una città dove forse vive, anzi è proprio il caos ad accomunare le città. Esatto, è l'unico punto in comune è quello, perché per il resto poi vige la legge della giungla, se vogliamo, no? Sì. Polizia corrotta, la giustizia non funziona. Tornando al tuo romanzo, nello specifico, come è scritto? Hai un particolare stile di scrittura oppure semplicemente un romanzo scritto come un romanzo thriller? Allora, lo schema è quello sempre del thriller, la narrazione è sempre in terza persona, passato remoto, quindi in pratica abbiamo il lettore che guarda la scena, però il narratore è un narratore onnisciente, un narratore che sa cosa stanno provando i personaggi, quindi il lettore percepisce esattamente i pensieri della gente che guarda in quel momento, dei personaggi che stanno componendo la scena in quel momento. Lo schema è più o meno questo. Si parte in media stress subito, quindi in tutti i capitoli iniziano con una situazione di fatto, e poi si tende a ricostruire quella situazione di fatto con un flashback. In pratica la sensazione del lettore è questa: ci troviamo in questa situazione, come ci siamo arrivati? Bene, adesso ti ci porto, ti prendo per mano e ti faccio vedere come siamo arrivati. Alla fine del capitolo c'è sempre un colpo di scena invece, che lascia aperto un dubbio, lascia aperta una... Com'è possibile che succeda questo? Devo continuare a leggere e quindi si apre l'altro capitolo. Questo è anche molto cinematografico e anche molto da serie televisiva, perché anche qui quando finisce la puntata non si vede l'ora di vedere quella successiva. E così pure nel tuo romanzo, alla fine di ogni vicenda si lascia un senso di attesa, per cui non si può fare a meno di andare avanti a leggere. Esatto, ricorda molto il telefilm Lost. Sì? Non so se... Molto noto di questo. Molto film. Noto, esatto. Ricorda molto quello schema, diciamo. Lascia sempre aperta una nuova situazione, per cui il lettore è invitato ad andare avanti. Vuole sapere come va a finire. Sei pienamente soddisfatto della tua opera? Direi proprio di sì. Sono soddisfatto perché sono riuscito ad esprimere quello che volevo, a dare quello che mi ero prefissato. E lo sento dai lettori che mi dicono appunto, mi sembra di stare nel libro, mi sembra di vivere nel libro. E quindi ho raggiunto uno scopo. Il mio scopo era proprio quello, far vivere questa esperienza in prima persona al lettore. Questo è molto piacevole da sentire da parte tua, poiché molti autori tendono magari a fare i finti modesti, dire no, non sono soddisfatto, so che non piacerà, oppure no, non è niente di che. Quindi vedere un autore così sicuro della propria opera è notevole. Pensi che comunque il genere del tuo romanzo sia molto in voga di questi tempi, possa attirare un numeroso pubblico? Beh sì, assolutamente sì. Visti anche i successi, come dicevamo prima, di Lost e serie affini. Esatto, il genere thriller è quello che attualmente trae nel mercato, sicuramente. È un genere poco impegnato, ma non per questo è da snobbare, assolutamente. Assolutamente, anzi, se è appunto così in voga, c'è una ragione. Come mai, secondo te, le persone appunto vanno a cercare questo tipo di romanzo o questo tipo di serie televisive? Ma perché le persone vogliono sognare, vogliono evadere dalla realtà di tutti i giorni. Secondo me bisogna fornire lo spunto per fargli vivere qualcosa di nuovo, qualcosa che non avrebbero mai potuto vivere o che non potranno mai vivere. E quindi farle viaggiare con l'immaginazione, con le parole, con descrivendo luoghi e personaggi nuovi. Bisogna stimolare le persone. Dare un po' di dinamismo, esatto, alle vite, esatto, quotidiane. A chi potresti consigliare il tuo romanzo? E soprattutto parlando di personaggi un po' comunque di sopra delle righe, può essere letto da chiunque, qualsiasi età, qualsiasi fascia di lettore? Oddio, lo sconsiglierei ai bambini per alcune scene violente o di sesso abbastanza esplicito, però insomma, al di là di quello, può essere letto dai 15-16 anni in poi, assolutamente, qualsiasi fascia di età. Quindi lo consiglieresti a chiunque, spassionatamente? Sì, assolutamente. Antonio, io ti ringrazio, è stato un piacere averti qui questa sera. Grazie a te. Io sono Veronica Variati per Linee Infinite Edizioni. Grazie.